Io sono ovviamente ho una deformazione professionale, ma quella è una tematica estremamente delicata, cioè lo sviluppo anche della sanità all'interno di un circuito del pubblico impiego che ha le assunzioni e le regolarizzazioni delle assunzioni bloccate e che vede professionisti di alto spessore professionale invece perennemente impiegati con contratti flessibili o con forme collaterali al lavoro subordinato, come può essere la collaborazione coordinata e continuativa. Allora, se è vero, come è vero quello che ho ascoltato dalle parole del dottor Borrello, che è importante puntare sul ruolo della medicina veterinaria o comunque della salute in generale, è anche altrettanto vero che è importante dare continuità alle strutture pubbliche attraverso anche lo sblocco delle assunzioni e quindi la stabilizzazione di quelle figure professionali che sono necessarie per il funzionamento di quelle strutture. Noi dobbiamo andare a combattere quelle situazioni in cui, a fronte di un organico necessario di 10 unità, magari ne andiamo a trovare 100, 200, 300, ma non dobbiamo invece aver paura, io dico come paese, di strutturare un sistema del lavoro all'interno del quale anche la pubblica amministrazione e il pubblico impiego possa avvalersi delle giuste professionalità, dandogli adeguate esperienze, adeguate competenze e soprattutto adeguate responsabilità. Io credo che sia un discorso non solo di legalità e di rispetto delle normative in materia di lavoro, ma è un discorso di futuro, perché il futuro dei giovani passa anche attraverso la consapevolezza di non dover vivere di contratti precari e di aspettative che spesso poi non si traducono in tempi più o meno brevi, invece in reali occasioni lavorative. Questo è un tema esistenziale per il mondo delle professioni, perché tanti giovani guardano a noi pensando che la professione sia il modo anche per esercitare quella funzione libera che poi insita nel termine liberi professionisti, la libertà d'arbitrio e la libertà di scelta. Però poi, quando non sei economicamente indipendente, quella libertà di scelta magari si traduce nel mondo delle professioni dell'area giuridico-economica nel fatto che i giovani professionisti sono per pochi denari al soldo, a libro paga, delle grandi multinazionali dei servizi che cercano di cannibalizzare il nostro mercato. E non guardiamo l'Europa solo ed esclusivamente come il soggetto che vuole liberalizzare. L'Europa è sicuramente un contenitore importante all'interno del quale dobbiamo cimentarci, ma dobbiamo partire dal presupposto che i valori che noi trasmettiamo, i valori professionali, sono assolutamente di assoluta qualità, perché io credo oggi, e questa è l'esperienza come componente del Comitato Economico e Sociale Europeo per conto delle professioni italiane, mi sta rafforzando in questa certezza, che il nostro circuito professionale non abbia niente da invidiare a quello degli altri paesi, anzi per tradizione e per competenze sia molto più solido e soprattutto anche molto più competitivo di quello che ci descrivono. Sono altri paesi in cui invece c'è molta rigidità. Noi non abbiamo più le tariffe da tempo e invece in paesi come la Germania, se un avvocato si azzarda a non applicare la tariffa inderogabile, lo sospendono. Questo per dire che un altro dei temi di cui si occuperà il Comitato Unitario delle Professioni è quello dell'equo compenso del professionista, perché se è vero che la Carta Costituzionale è il punto di riferimento per tutti i lavoratori italiani, i lavoratori sono uguali sia che siano lavoratori dipendenti, che siano lavoratori autonomi, soprattutto che siano anche lavoratori del circuito professionale. E allora l'articolo 35 che dice che raccomanda
domanda all'esistenza libera e dignitosa del cittadino attraverso il lavoro e l'articolo 36 sull'equa retribuzione sono sicuramente anche patrimonio delle professioni italiane. Non vuol dire rivendicare delle tariffe, ma vuol dire cercare di proteggere non solo la qualità della nostra prestazione professionale e gli sforzi che noi facciamo quotidianamente per dare delle prospettive ai giovani laureati, ma vuol dire anche tutelare i cittadini da prestazioni di basso profilo rese da soggetti che non hanno adeguata competenza professionale e che sulla logica del prezzo pensano di farci concorrenza. Su questo vi assicuro che noi faremo battaglia. Grazie.